Battaglia a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo video spacchettamento. Ebbene, come avevo detto ragazzi, ovviamente non avrei voluto aprire i regali che mi avete fatto arrivare prima di Natale, per cui eccoci qua. Oggi è il 27 dicembre, quindi purtroppo anche quest'altro Natale è passato. Io dico purtroppo perché a me personalmente il periodo di feste natalizio piace particolarmente, visto che mi dà appunto la possibilità di passare delle belle giornate con gli affetti più cari e più vicini che ho. Quindi quando poi queste giornate finiscono mi lasciano un pochettino di nostalgia, ma vabbè, che ci possiamo fare. Io vi rinnovo appunto gli auguri di buon Natale, anche se vi li avevo già fatti, o comunque ve li rinnovo e vi rinnovo gli auguri di buone feste. Ovviamente quando devo registrare un vlog in soggiorno il tempo deve essere nuvoloso, come è sempre stato ragazzi. È successo nei video che registravo in soggiorno, anche quando stavo in Spagna era sempre nuvoloso, che il sole andava veniva, quindi la luce non ci si capisce in casa, insomma. Infatti adesso sembro illuminata dalla luce divina del Signore. Quindi a parte tutto, come vi dicevo poc'anzi, io vi rinnovo di nuovo gli auguri di buone feste. Vi volevo avvisare che probabilmente anche questa settimana purtroppo caricherò poco e niente, perché domani per esempio ragazzi ho degli impegni da sbrigare, poi comunque venerdì è il 31 dicembre, il giorno prima devo andare ad aiutare mia mamma, insomma essendo ancora periodo di festeggiamenti purtroppo ho diversi impegni da sbrigare che mi occupano le mattine, momento in cui di solito appunto io registro, poi edito i video. Quindi scusate ragazzi davvero per questa assenza prolungata, però insomma appunto essendo periodo di festività ho parecchi impegni da sbrigare. In ogni caso penso che ci vedremo mercoledì o giovedì con un vlog di fine anno, come solitamente ho sempre fatto, quindi comunque ci vedremo per gli auguri di fine anno. Prima di passare all'apertura dei pacchi, io ci tengo a ringraziare chi ha pensato di farmi un regalo digitale, per cui ringrazio Marco e Nevada Boy che mi hanno fatto due regali dalla mia lista desideri di Steam. Grazie veramente di cuore a voi ragazzi. Purtroppo mi è passato di mente quando ho registrato il video, ma chiaramente ci tengo a ringraziare davvero di cuore anche Alessio e Giadina per il loro regalo. Grazie ancora. Quindi direi di non perdere più tempo e di andare ad aprire i pacchi. Ed eccoci qua ragazzi. Allora, i pacchi che mi sono arrivati i giorni scorsi sono 3. Io andrei magari per l'apertura in ordine di grandezza. Apriamo prima il più piccolo, poi quello medio e poi quello più grande, perché come potete vedere appunto sembrano essere stati fatti apposta ragazzi per questo. Ovviamente all'interno dovrebbe essere indicato il nome di chi ha provveduto a fare questi regali, per cui grazie in anticipo ragazzi veramente a chiunque abbia anche solo pensato di farmi un regalo di Natale. Come sempre siete meravigliosi, siete dolcissimi. Ringrazio veramente di cuore Angel Cassiel88, mi scrive: ti voglio bene pandina. Io poi ogni volta ci tengo anche a rispecificarlo, lui è uno dei due abbonati al mio canale, quindi grazie di cuore di nuovo. Ci ha fatto fare anche il pacchetto regalo, non c'era bisogno, grazie. Esatto, sì. Ok, riesce a mettere a fuoco. Scusate davvero ragazzi per la luce e l'esposizione delle riprese, ma davvero non posso farci niente, nel senso che oggi il tempo è veramente strano, quindi... Ok, apriamo. Cosa ci sarà mai all'interno? Non fa particolare rumore, non lo so, non posso prevederlo. Perché non ho mai più guardato la mia lista desideri. No, ma dai, grazie. Dai, grazie Angel, grazie mille. Che mi ha regalato Kena, o Kina come si legge. Grazie. Ok, questa ragazzi è la Deluxe Edition, che include appunto il gioco base, il bastone unico di Kina, la skin dorata per i Roth, la colonna sonora originale in versione digitale, copricapi celebrativi unici e un... Mannaggia, ci sta il SIAE sopra, non leggo. Comunque sono veramente commossa, grazie Angel, grazie di cuore, lo desideravo tantissimo questo gioco. Vedremo se riuscirò a farci una serie, perché ovviamente essendo per PlayStation 4 dover collegare la PlayStation di là, registrarla attraverso il cazzettino per l'acquisizione da console, però vedrò di riuscirci, perché da quanto mi avete detto comunque questo gioco è veramente molto molto bello, quindi magari forse sarebbe il caso di giocarlo con voi, per voi comunque sul canale. Quindi grazie Angel, grazie veramente di cuore. Passiamo al pacco di mezzo. Forse molto probabilmente mi serviranno le forbici, perché sto scotch di carta che usa Amazon è micidiale ragazzi. Forse questa volta ce la posso fare.
Ok, ce l'ho fatta ragazzi, incredibile ma vero, perché di solito mi rompo le mani. No, ma non c'è un biglietto, non c'è il biglietto. No, mannaggia, chiunque tu sia che stai guardando questo video, dimmi chi sei, grazie. Voi non avete idea di cos'è ragazzi, io già lo so perché ricordo appunto di averla messa nella lista. Ed è una cosa bellissima. Ce la farò? Come potete ben notare dalla scatola e dalla figura che c'è raffigurata, potete ben immaginare che si tratta di una cosa Disney. Ma no, giocherina, ma cosa diavolo mi stai mai raccontando? Oddio, che cosa bellissima! C'è pure il bigliettino. Ideati, disegnati e progettati nei nostri laboratori di Pollenza. Bla bla bla. E fatti in Italia addirittura. Dai, che bella, grazie. Ma perché non mi hai scritto chi sei? Oddio, ragazzi, guardate quanto è bella sta... No, è una zuccheriera, ragazzi. Dai, è bellissima. No, ragazzi, guardate che bella. È meravigliosa. Guardate qua, ragazzi, quanto può essere cheapy e carina in tutti i suoi dettagli. Il coperchio ha la scritta Mickey e Minnie, ovviamente, ed è meravigliosa. Grazie, grazie, grazie. Chiunque tu sia, per favore, fammelo sapere in commento. Non so cosa dire. Un'altra cosa Disney che si aggiunge ai miei articoli per la casa, ragazzi, perché effettivamente io ho sempre detto, scusate, non mi state manco a vedere in faccia, ho sempre detto appunto di voler personalizzare anche la mia casa con accessori e roba Disney. E quindi questo è un altro che si aggiunge alla, insomma, alla collezione dei miei oggetti per la casa Disney. Quindi grazie, grazie, grazie veramente di cuore. È bellissima e tra l'altro è pure bella grande, ragazzi, non so se ci stiamo facendo caso. È bella grande e spaziosa, quindi almeno uno non deve stare 3 miliardi di volte a riempire la zuccheriera. Quindi grazie, chiunque tu sia, grazie, grazie, grazie. Mettiamo la zuccheriera di qua, non facciamo danni. E passiamo all'ultimo. Ultimo, quindi, ma non meno importante, veramente. Ce la farò, ce la farò. Grazie ragazzi, cioè voi vi siete anche preoccupati di farlo, insomma, imbustare nella busta regalo. Grazie. C'è anche il biglietto e tutto, però già è qui il biglietto, per cui lo leggerò da qua. Togliamo di mezzo la scatola. Io manco mi ricordo, ragazzi, le cose che ho messo nella lista. Oh, grazie Ale. Oh, questo regalo è da parte di Alessandra, che scrive: mi piace l'idea di vedervi insieme a comporre questo puzzle. Le cose fatte insieme sono le più belle. Buon Natale, vi voglio un mondo di bene. Grazie. Da quello che ha scritto nel biglietto già immaginiamo tutti cosa ci sarà. Non c'era bisogno, ragazzi, di chiedere anche la confezione. Grazie. Ce la farò? Non ce la farò? Madonna, che bello! Un puzzle, ragazzi, ma non è un puzzle qualunque, perché è un puzzle composto da alcuni dei villain Disney. Cioè, raga, state a vedere che figata che è sto affare. Quindi non solo è bello il puzzle in sé, non solo è bella l'idea di comporre insieme a Rodrigo il puzzle, è bello il fatto, ragazzi, che una volta finito, ovviamente, ci potrà uscire un quadro, insomma, perché se lo si mette dentro una cornice lo si può appendere. E a me questa era l'idea che piaceva di più, perché il puzzle di per sé, ragazzi, cioè l'immagine di per sé è bellissima, cioè spettacolare, è spettacolare, porca miseria, scusate il riflesso, ma è bellissimo. Tra l'altro, da quello che sto leggendo qui, la Clementoni fa anche un largo uso di materiali riciclati, evitando così l'impiego di componenti inquinanti, quindi è anche pro natura questo puzzle qui. Allora ragazzi, questi appunto erano i 3 regali che mi sono arrivati. Io, come sempre, non riesco mai a ringraziarvi abbastanza, ragazzi, davvero, per quello che fate per me e per i pensieri che avete magari appunto per me. Vi ripeto, chiunque comunque abbia avuto anche il pensiero magari di volermi fare un regalo, non ha potuto, tutti quelli che mi sono venuti ad augurare Buon Natale su Instagram o comunque mi hanno augurato Buon Natale sotto i video, grazie veramente di cuore a tutti, ragazzi. Come sempre mi lasciate senza parole e vi ripeto, non penso di ringraziarvi mai abbastanza per
per tutto quello che fate per me. Adesso ovviamente non si parla, ragazzi, solo dei pensieri, magari dei regali, non so, di cose materiali. Si parla, come al solito, della vostra presenza, del vostro appoggio, del vostro supporto sotto ogni video, quindi anche solo della vostra presenza. Quindi approfitto del periodo delle feste, l'ho già fatto comunque nel video di auguri, penso, ma non è mai abbastanza, quindi approfitto di nuovo per ringraziarvi veramente di cuore a tutti quanti. Ringrazio comunque anche tutti gli ultimi nuovi iscritti, perché ho visto che diverse persone si sono iscritte, vedo che diverse nuove persone magari quando scoprono il mio canale, scoprono i miei video, ci tengono anche a farmelo sapere, magari con un commento, scrivendomi: guarda, ti ho scoperta ieri, ti ho scoperta con questo video. Grazie, grazie, grazie veramente di cuore anche a tutti quelli nuovi che approdano in qualche modo qui su questa nave. Lo sapete che io vi chiamo ciurma, e quindi tutti quelli nuovi che approdano qui su questa nave e decidono comunque di magari incominciare un percorso, chiamiamolo così in maniera metaforica, insieme a me, e decidono comunque di darmi fiducia in qualche modo iscrivendosi o comunque magari iniziando a seguirmi, a guardare anche i miei video vecchi. Perché una cosa bella anche, ragazzi, che a volte mi venite a dire è che fate anche dei rewatch di alcune mie serie, quindi tornate anche a guardare alcune serie vecchie, tornate a guardare i video vecchi e me lo fate anche sapere, quindi davvero non è mai abbastanza, lo ripeto, il mio ringraziamento nei vostri confronti per tutto quello che fate, e specialmente per l'affetto che come sempre mi dimostrate in ogni modo, in qualsiasi modo. Quindi grazie adesso anche a maggior ragione, ragazzi, per questi pensieri di Natale. Ci tenevo, ecco, adesso prima di dimenticarmi, anche a ringraziare Gaia, che come regalo di Natale si è fatta fare una maglietta con stampati i propri streamer preferiti, fra i quattro insomma che ha scelto ci sono anche io, e ho condiviso la storia qualche giorno fa, ma non volevo dimenticarmi, ecco, di ringraziarti anche in video. Davvero, ragazzi, tutto questo significa molto, quindi grazie anche Gaietta, perché è stato una sorta di regalo di Natale vedere in quanto alcuni di voi comunque appunto tengano a noi. Io adesso parlo di me, ma comunque in generale penso che sia un pensiero che un po' tutti i creator, ragazzi, un po' tutti gli streamer fanno. È comunque un regalo vedere quanto voi teniate a noi e teniate comunque al lavoro che facciamo, perché per quanto molti comunque non lo vedano come un lavoro, diversi di voi sanno appunto cosa significa fare il creator o fare lo streamer, quindi sanno comunque che dietro c'è un lavoro, che qua dietro c'è un lavoro, e decidono di darci fiducia per questo, di darci tutto il supporto possibile, sia anche solo per esempio con un pensiero come questo, quindi significa veramente tanto. Quindi grazie anche Gaia, grazie, ripeto, Marco, Nevada Boy per i giochi su Steam, grazie Alessandra, grazie Angel, grazie Anonimo che mi ha regalato la zuccheriera, e grazie a tutti voi altri, ragazzi, che ci siete sempre, mi regalate ogni giorno comunque il vostro supporto, il vostro affetto, e grazie a tutti i nuovi iscritti per avermi regalato un po' della vostra fiducia, ecco, quindi grazie, grazie, grazie veramente di cuore a tutti, ragazzi, non sapete cosa significhi tutto questo per me. Quindi questo video termina qui, grazie veramente di cuore a tutti voi, ragazzi, io vi mando un bacione. Vi auguro ancora buone feste, comunque ci vediamo per il vlog di fine anno, e scusate, vi ripeto, per l'assenza di queste due settimane principalmente. Vi voglio un mondo di bene, vi mando un bacione, un abbraccione, e obdosh a tutti, ragazzi, da Giocherino. Ciao!